Il calcestruzzo per il Ponte di Genova è stato progettato per resistere, per garantire una durabilità nei confronti dell'ambiente marino in cui l'opera sorge, ma allo stesso tempo per resistere all'azione aggressiva dell'anidride carbonica dell'aria, oltre che dei sali disgelanti che vengono impiegati durante il periodo invernale per prevenire la formazione del ghiaccio sulla sede stradale. Si è fatto ricorso nella realizzazione di questo materiale alle più recenti innovazioni tecnologiche nel settore del calcestruzzo. In particolare il calcestruzzo è stato confezionato con un agente espansivo per prevenire anche la comparsa di indesiderati fenomeni fessurativi. La progettazione della composizione del materiale nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Università di Bergamo e la Italcementi e la Calcestruzzi S.p.A. In particolare la progettazione del materiale è avvenuta non solo nel rispetto dei requisiti strutturali della sicurezza strutturale dell'opera, ma anche avendo particolare attenzione nei confronti dell'ambiente, in quanto il calcestruzzo progettato è stato confezionato con cementi a basso impatto ambientale. Noi facciamo parte del team capitanato dal professor Coppola presso l'Università degli Studi di Bergamo, in particolare nel Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate. Ci siamo occupati di testare il calcestruzzo utilizzato per realizzare le solette del Ponte di Genova e in particolare questo calcestruzzo è stato testato per diversi ambienti, ad esempio per il caldo, il freddo e la resistenza alla salsedine marina, visto che comunque ci troviamo a 500 metri dal mare.